Buongiorno, siamo di nuovo alla Fondazione Mondo Digitale, alla fine del percorso del progetto ISEV. Oggi quindi l'ultimo incontro e vorremmo avere un vostro parere, la vostra opinione, prima di tutto su questa esperienza intergenerazionale, no? Che ne pensate di aver abbinato persone giovani, meno giovani e un percorso di apprendimento? Sì, va. Per me è stato ottimo, in quanto, diciamo, essendo stato insieme con i giovani e tutto quello che ci è stato spiegato è stato molto importante. È un insieme, diciamo, di cose nuove che hanno portato a far sì che le mie capacità sono sempre aumentate in confronto, diciamo, a quello che era conoscenza di prima, e adesso è stata una cosa molto positiva. Ok, e voi che ne pensate? Anche il fatto che comunque sono state abbinate persone anziane, comunque a ragazzi, cioè è stato molto d'aiuto anche per il semplice anziano, no? Che magari è stato più motivato, più appunto motivato nel continuare a venire, perché comunque vedere dall'altra parte una persona più giovane che lo invogliava, secondo me è stato molto d'aiuto anche, no? Ok. E secondo voi, nell'attività, nel progetto c'era un obiettivo anche di inclusione sociale? Si è dimostrata questa dimensione di coinvolgimento, di inclusione sociale nel progetto? Per me assolutamente sì, nel senso che essendoci scambiate, diciamo, le nostre opinioni sul lavoro svolto, eccetera, e questa è già un'inclusione sociale che va a tutto vantaggio sia dei giovani sia anche delle persone come me che hanno un'età diversa, maggiore. Appunto, anche il semplice accogliere le persone anziane appunto con noi, no? Perché appunto di solito le persone anziane vengono emarginate dalla società perché magari non... appunto non riescono ad utilizzare le tecnologie, e quindi anche il semplice fatto di averle portate lì da noi e farle comunque renderle partecipi è stato comunque molto aiutato per loro e non emarginarle Ok. appunto, E domani, progetto finito, come vedete l'idea di eventualmente essere coinvolti in attività di volontariato sul vostro territorio, per la vostra comunità, è una cosa che potenzialmente potrebbe avvenire? ma per me principalmente potrebbe avvenire, però io magari nel limite del possibile, perché siccome sono un nonno molto occupato, che ho 9 nipoti, e di conseguenza diciamo fino a oggi, che il più grande ce n'ha 13 di anni, è sempre un susseguirsi di impegni, diciamo, sia per tenere bandelli, si fa accompagnare a scuola, sia per andare a riprendere perché i genitori lavorano o non lavorano, comunque nel limite disponibile posso dare sempre la mia disponibilità qualora ce ne fosse bisogno, magari non in modo esecutivo, magari continuativo, magari saltuario, quello senz'altro sì. Io E voi? sì, volontariato molto volentieri, cioè anzi, mi piacerebbe molto, è una cosa che ho già sperimentato in futuro e quindi mi è piaciuto, lo farei molto volentieri anche, aspetta, in passato l'ho In passato, sì. sperimentato e mi piacerebbe sperimentarlo in futuro, Esatto. continuare a portarlo Ok. avanti. Ok. No, anche per me è stato importante, lo rifarei con molti volentieri, senza problemi. Va bene. Grazie mille. Grazie a lei, Grazie a te, arrivederci. Arrivederci.